100 anni e non sentirli completamente sono quelli compiuti ieri da Tanina Scaramella di Biancavilla, nata il 16 febbraio 1923 in una casa di Piazza Collegiata da Carmelina, Gennaro e Luigi Scaramella, è stata registrata all'anagrafe 10 giorni dopo, il 26. Finita la Seconda Guerra Mondiale, il 18 maggio 1946 a Biancavilla si è sposata con Ferdinando Vincenzo Antonio Zinna. Dalla loro unione sono nati 4 figli, Salvatore, Maria Grazia, Maurizio e Alessandro. Una vita intensa, quella della signora, caratterizzata da tanti momenti belli, ma anche da difficoltà e dispiaceri da affrontare e superare, come quello della morte prematura di uno dei suoi figli. Ieri pomeriggio il sindaco Antonio Bonanno l'ha voluta omaggiare con un mazzo di rose rosse, una targa ricordo e una grande torta a nome di tutta la comunità di Biancavilla. Quando qualcuno festeggia 100 anni è certamente un momento importante per la nostra comunità, è un momento di gioia non solo per la famiglia ma per la città intera, e quindi con grande piacere ma soprattutto con grande commozione ed emozione oggi ho portato gli auguri della città alla signora Tanina, che ha vissuto 100 anni, oggi festeggia 100 anni, possiamo dire certamente la memoria storica della nostra città. In 100 anni il paese è cambiato, si è evoluto, ha vissuto dei momenti anche importanti di gioie, di dolori, ma a distanza di 100 anni l'abbiamo avuto il piacere oggi festeggiare il suo compleanno, ci ha allietati con le sue poesie, con la sua fine ironia e allegria, e quindi che dire, davvero tantissimi auguri da parte della città di Biancavilla. Nonna Tanina ha 5 nipoti e 4 pronipoti e ieri ha molto apprezzato la festa a lei dedicata, organizzata dai suoi familiari, un'occasione anche per rivedere vecchi amici. Signora, oggi compie 100 anni? Sì, 100. E dipende da me, sento. Perché chi è che ragiona nella vita e la mente? E io mi ricordo cose di 20 anni dietro. Il giorno più bello della sua vita qual è stato? Quando mi fece zitta, quando mi innamorai di mio marito, che era un bell'uomo, e non soltanto un bell'uomo, spatte, mi capivo, perciò con tanto piacere ho fatto questo matrimonio. Un consiglio per i giovani? Che si innamorano ancora, ma veramente, non in una maniera superficiale, pensando che c'è un divorzio. Oggi ha avuto tanti regali. Cara mia, pare che... Sempre il matrimonio. Ma che ci dia, sono regalate. Regalate. Sì, cara mia, c'è di meravigliarsi, c'è. Io che posso fare, ora mi figgiano. Ci posso tornare, me ritengo tutti per me. Ad omaggiarla con un quadro raffigurante la Madonna addolorata anche l'arciconfraternita dei Bianchi, di cui il marito Ferdinando Zinna è stato governatore dal 1984 al 2000, quando è venuto a mancare il 19 febbraio. La famiglia Zinna Scaramelli è stato fondamentale, è stato un pilastro della confraternita, quindi questo omaggio era per noi un omaggio veramente affettivo, di cuore, un omaggio, un presente che rappresenta per noi la continuità. Le consorelle sono fortunate perché è la seconda centenaria che festeggiamo. 10 anni or sono la signorina Clementina Viaggio e ora la signora Tanina. La sua devozione per la Madonna addolorata? Grandissima, grandissima. Tanta devozione per la Madonna Addolorata. Ogni anno alle 6 esce la Madonna e io ci vado da presso, però il giro è lungo, molto lungo, ma poi arrivato a un certo punto mi ritiro perché non ce la faccio più. Passa sotto casa mia, mio marito fu governatore, anche il padre era stato governatore, il farmacista Zinna, e anche mio marito, sì, anche mio marito. Avevamo tanta devozione per l'addolorata, tanta, tanta, veramente. Tra le sue passioni, la poesia, tantissime quelle scritte da lei, oggi raccolte in un volume. Come libellula ferita, pensasti che forse il sole, la luce, l'aria ti avrebbero ridato vigore. Provaste a vagare per i campi ancora, niente poteva colmare il vuoto che ti sentivi in cuore. Volasti frettolosa, affaticata, affranta, verso lo stagno per riposarvi sopra. È un po' triste come poesia, ma però è bella, lo dico io che l'ho fatta.
Insomma, una bella festa quella di ieri in onore della signora Tanina Scaramella, che nonostante i suoi 100 anni non ha perso assolutamente lo spirito allegro e gioviale che l'ha sempre contraddistinta. Prima Geno, poi viene la badante, poi ci facciamo una giocatina a carte. A scopa, due partite di scopa. E certe volte mi vengo io mi sento affritta, certe volte vengo io, Ataleo, cosa l'ho fatta. Compiere 100 anni non è facile e non è da tutti. Io auguro a tutti quanti di raggiungere questa bella età, ma in ottime condizioni, così come la mamma, serena, spiritosa e con un po' di salute. Per il resto siamo qua, felici e contenti. Lei non ci crede, ma neanche noi effettivamente. 100 anni, bellissimi. I preparativi sono stati un pochino affannosi, però siamo soddisfatti. Tanti auguri, signora. Grazie dei vostri auguri, grazie veramente.